Sono Giacomo Fail e vengo dall'Italia, precisamente in Sicilia, Catania. E mi trovo qui dal 18 di novembre, e ospite dell'architetto Sampong. E cosa dire? È stato un po' difficile per me lavorare qui, una cultura diversa dalla mia. E sono stato stravolto dai templi qui a Bangkok, i colori, l'oro, i rossi della Thailandia. E niente, ho voluto fare questa serie di quadri, di opere, un pochino ispirato dal Buddha. Infatti, When the Wind Blows, quando il vento si muove, quando Buddha, che dorme, si sveglia, si alza e incomincia a camminare. E il suo, diciamo, cammino lascia un vento che muove tutto, che tutto rinnova, che tutto rinasce e che tutto si colora. E ho voluto un pochino così far uscire queste sensazioni, far muovere quello che c'era un pochino dentro di me in una nuova forma, in colori, in emozioni, qualcosa che mi sono arrivate addosso in un modo prepotente e che ho voluto in qualche modo rappresentare in queste opere. Qui in questo bellissimo spazio, la galleria Art Space di Nun Pong, e niente, cosa dire altro. Sono felice di essere qui. In questi quadri ho voluto usare una nuova tecnica, diciamo, per me, un mix media. Uso come base, diciamo, colori acrilici sulla tela direttamente. Dopo faccio uscire il disegno applicando dei fogli di carta che io stampo prima, diciamo, di iniziare il lavoro. Dei fogli di carta velina stampate con una mia traccia, in modo da mettere sopra, diciamo, la pittura e creare delle stesure, diciamo, particolari per me. Ho utilizzato tanto colore, di solito io sono molto monocromatico, però, come ho detto prima, ispirato, diciamo, dai colori dei templi, è venuta la voglia di usare molto colore, diciamo, in questi motivi a volte così astratti, a volte floreali. E per me questa, diciamo, è una nuova esperienza, come ogni volta quando inizio una serie di quadri mi faccio impressionare, diciamo, dal posto. Se sono in viaggio, allora racconto, diciamo, il mio viaggio attraverso le musiche che ascolto, e poi da lì, diciamo, incomincio a dipingere, incomincio a ricordare. Ecco, qui sono stato in giro per Bangkok, mi sono fatto impressionare tantissimo dai colori dei templi, da questo senso, diciamo, di silenzio che c'è attorno a questi templi, attorno alle statue di Buddha. E veramente sono stato colpito tantissimo dai colori delle ceramiche o dell'oro. Infatti, per la prima volta, diciamo, sui miei quadri ho voluto usare la foglia d'oro comprata proprio nei negozi lì vicino al tempio, dove si compra l'oro, i fedeli comprano l'oro, diciamo, per donarlo a Buddha per i restauri dei templi o delle statue. Io ho voluto comprare l'oro, diciamo, le foglie d'oro per metterlo sopra i miei quadri, per renderlo più simile, diciamo, al lavoro.
Per esempio in questo ho usato una base prima di pittura, ho cercato di costruire, diciamo, del disegno, sottoponendo le mie carte velline stampate, quindi togliendo e far uscire fuori, diciamo, quello che nella mia testa in qualche modo volevo rappresentare. E ancora con le foglie d'oro, comprato nei negozi, diciamo, vicino ai templi, ho voluto metterlo ed estrarre ancora qualcosa di quello che già era stato fatto prima. E così in questo ho lavorato in bianco e nero e ho voluto mettere l'oro per far saltare fuori, diciamo, il disegno e creare anche un senso, diciamo, di, per me forse spirituale, qualcosa che mi fa pensare a una meditazione, qualcosa che mi fa pensare al sacro. Qui nel giardino di Buddha sono stato impressionato da un racconto. Qualcuno, insomma, mi ha detto che Buddha di solito lascia l'impronta su ogni cosa, e per cui ho voluto realizzare questo nel giardino di Buddha con la sua impronta. Tutto quello che tocca diventa vita, diventa colore, diventa fiore e movimento. E la stessa cosa è qua. Una pioggia rossa mi fa pensare, diciamo, la vita, quando nasce qualcosa. Quindi ho voluto rappresentare, diciamo, una pioggia di raggi rossi che cadono sulla terra e che colora tutto. White Rain è un altro quadro pensato anche quando piove. È una pioggia bianca, luminosa, che tutto anima, che tutto fa gioire, che cade in questo fiume e che l'acqua diventa, diciamo, colore e fiori e ritorna nuovamente sulla terra. E quindi qualcosa che rientra nuovamente sulla terra e che risale e cade nuovamente dal cielo. Questo fatto di unire, diciamo, la terra al cielo, essere tutt'uno, diciamo, con l'universo. E la stessa cosa è qua. Impressionato dalla frutta che ho visto in Thailandia, il mango, il colore del mango, l'azzurro delle ceramiche o delle pietre che ho visto nei templi. Quindi ho voluto un pochino, diciamo, mischiare questo mango sulle bancarelle e qualcosa del tempio, il sacro col profano. Niente, una notte ho sognato una luna, perché per me questa è una luna. E mi sono alzato con il pensiero di andare a fare questa luna, la luna, diciamo, di Buddha, un pochino. Ho voluto pensare quale fosse stato in quel momento l'umore proprio di Buddha. Io ho creato questo perché in quel momento, diciamo, sentivo che Buddha si sentisse in questo modo, dentro la sua luna e dentro la mia luna.